Sono Carla Vitarelli. Nel 2004 mi è stato diagnosticato un cancro al seno sinistro. Lavoravo come grafica, nel mondo del cinema soprattutto e appunto sono anche una mamma. Sono stata costretta a interrompere la mia attività lavorativa e a occuparmi della mia salute. Nel corso di 7 anni di terapie ho subito 5 interventi per togliere il cancro e anche ricostruire al meglio il seno. Poiché sono un'esteta, ho sempre cercato di esaltare al massimo quello che potevano essere le cose belle nella vita, compresa la femminilità. Per questo, non trovando mai nel mercato un indumento adatto sia per riprendere la mia quotidianità dinamica che per sentirmi donna senza nessun problema, tornare in palestra, tornare a guidare la macchina oppure girarmi su un fianco mentre si dorme, mi sono trovata ad inventare questo reggiseno che spero possa essere utile a tante donne come me per riprendere la vita normale. Questo reggiseno nasce da un mio disegno, ho avuto l'intuizione di fare questa cosa. È una struttura ingegneristica unica al mondo, in quanto unisce un reggiseno, un bustino e, come vedete, un bendaggio. Questi quattro quadranti brevettati offrono la possibilità di adattare il bustino a ogni misura di circonferenza, semplicemente allargando queste stringhe. Davanti si può aprire e chiudere facilmente per le medicazioni. E questo incrocio consente al seno di rimanere bloccato per tutto il periodo del post-operatorio. Quindi una donna si sente bloccata, protetta fino alla completa guarigione. È tutto made in Italy, è frutto di una tradizione delle antiche bustaie unito con le più moderne tecniche tessili, elastico, traspirante e soprattutto confortevole. Crystal Bra Zero Dolore si appoggia intorno al corpo per la regolazione delle stringhe laterali posteriori. Frontalmente si intreccia poi la stringa anteriore chiudendola con un fiocco. Ora si tirano dietro le bretelle, quindi si portano davanti e si fanno incrociare a X al centro dei seni. Poi si portano dietro la schiena e si incrociano di nuovo con una X. Ora le due fasce elastiche si fanno passare sotto le ascelle, orizzontalmente sopra il seno e sopra la struttura a raggiera della coppa superiore. Infine si inseriscono le estremità delle fasce elastiche nella fibbia che va posizionata al centro e si bloccano con la corretta pressione consigliata dal medico. L'elastico con la fibbia può essere spostato al di sotto del seno per periodi in cui non serve la compressione ascellare o durante la notte secondo la necessità della paziente in base alle indicazioni del chirurgo. Ringrazio tutte le donne e i medici che sceglieranno questo prodotto.